Sotto nei commenti io vorrei quasi quasi un commento in diretta da parte vostra. Cioè, no, Menzo, dovevi prendere questo. No, Menzo, prendi questo. Io avrei preso questo. Sarebbe interessante capire. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovo episodio delle carriere allenatore con le figurine calciatori panini e le gommaglie. Se vi siete persi gli episodi precedenti, mi raccomando, recuperateli. Abbiamo fatto Sassuolo, Roma e l'ultimo episodio, signori, con l'Inter, dove abbiamo pescato Cristiano Ronaldo. Andate a vedere com'è finita per avere un filone che si colleghi a tutto quanto. Mi raccomando, andate a vedere tutti i video. In descrizione trovate, ragazzi, la classifica momentanea. Ovviamente ci mancano ancora tante squadre, ma la serie proseguirà se voi la supporterete. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e condividete il video. Vi rispiego un attimo brevemente le regole. Andiamo ad aprire 11 pacchettini. Oggi faremo i pacchettini omaggio, ragazzi. La squadra con i pacchettini azzurri. Andremo ad aprire 11 pacchettini, all'interno dei quali pescheremo due giocatori. Sceglieremo il titolare, il sostituto. Li andremo a mettere in una squadra che troveremo all'interno di questo pacchetto. All'interno di questo pacchetto ci sono, come potete vedere, delle gomme con le maglie delle squadre di Serie A. La squadra che pescheremo ovviamente la utilizzeremo su FIFA. Andremo a simulare e vedremo dove si piazzerà la squadra in classifica e con che punteggio. Il senso di questa serie, ragazzi, è semplicemente quello di vedere come si piazzano le squadre con i giocatori che andiamo a pescare casualmente. È molto casuale, effettivamente, questa serie, però a me sembra molto divertente, quindi mi raccomando, continuate a supportarla. Io direi di non perdere altro tempo, signori, e andiamo ad aprire il pacchetto delle gommaglie. All'interno di questo pacchetto, oltre alla gomma, c'è anche un pacchettino che andremo ad aprire nel mercato di riparazione, dal quale acquisteremo due giocatori. Quindi andiamo con l'apertura. Eccoci qua, ragazzi, questo è il pacchettino, questa è la gomma. Non ho visto in realtà la squadra, vediamo un secondo. 3, 2, 1... L'Hellas Verona, signori, l'Hellas Verona. L'Hellas Verona che in campionato sta facendo veramente molto bene. Sicuramente la sorpresa dell'anno. Il pacchettino lo lasciamo qua per il mercato di riparazione e andiamo ad aprire quelli omaggio. Apriamo questo per primo, vai. Ho solo 10 pacchetti omaggio e non 11. Primo pacchetto, dunque, vediamo chi ci troviamo dentro. Subito una prima punta di peso, Andrea Petagna, Kevin Prince-Boateng, però non gioca più nella Fiorentina, quindi la mettiamo di qua. Stepinski del Verona, quindi potremmo scegliere di tenerlo. Stepinski, Sprocati, e poi abbiamo Nikola Milenkovic. Allora, io, ragazzi, direi che qua la scelta mi sembra abbastanza semplice, vi dirò. Forse voi non sarete d'accordo, ma io prendo Milenkovic come titolare, Petagna come sostituto. Andiamo con il secondo pacchetto, perché spero sinceramente di trovare degli attaccanti migliori di Andrea Petagna. Abbiamo Ghoulam del Napoli. Abbiamo tre giocatori dello Spezia, tre giocatori del Crotone, un giocatore della SPAL, ovvero Murgia, Alessio Cragno in porta e Nikola Milenkovic. Sa, che sfortuna, ragazzi. Se avessi preso Petagna, forse sarebbe stata la scelta migliore a questo punto. Io spero sinceramente di trovare un altro portiere. Prendo Ghoulam tra i titolari e Cragno tra i sostituti. Abbiamo un altro giocatore del Verona, ovvero Lazovic. Mannaggia la miseria, che sfortuna. Lazovic gioca a sinistra, potevo tenere Lazovic. Mamma mia, oggi scelte pessime per ora. Stemma dell'Inter, Kolarov. Attenzione, perché qui abbiamo giocatori speciali Mertens e Di Lorenzo. Poi abbiamo Rasmussen della Fiorentina. Prendo Mertens, mi gioco la carta speciale, perché posso prendere solo una carta speciale. Mertens tra i titolari e Kolarov tra i sostituti. Altro pacchettino, abbiamo quattro stemmi, tra cui anche l'Imbolese, dove ho giocato io. Stemma del Brescia, stemma del Napoli. Oh là là! No vabbè, raga, non ci voglio credere. Teo Hernandez, Federico Bernardeschi e padellone nazionale. E padellone nazionale. Ci manca un portiere, eh? Però a sto punto... Ah no, abbiamo Cragno tra i sostituti. Vabbè. Prendo Bernardeschi, ragazzi, da mettere sulla destra, e Teo Hernandez in panchina insieme a Kolarov. Solo terzini sinistri quest'oggi, ragazzi. La maledizione dei terzini sinistri. Andiamo con un altro pacchettino. Abbiamo Pavoletti.
Antonio Candreva sempre per la destra. E Pavoletti non è male, però, ragazzi. Squadra del Lecce. Qui abbiamo Iago Falche. Abbiamo Bonansea e Mauro di Fiorentina e Juventus. Federico Peluso. Io andrei di Pavoletti tra i titolari e Iago Falche tra i sostituti. Speriamo di fare la scelta giusta, ragazzi, perché per il momento, sono sincero, non mi stanno piacendo le mie scelte. Potrebbe essere un problema. Sotto nei commenti io vorrei quasi quasi un commento in diretta da parte vostra. Cioè, no, Menzo, dovevi prendere questo, no, Menzo, prendi questo, io avrei preso questo. Sarebbe interessante capire. Donnarumma. Ma mi sono già giocato la carta speciale, ragazzi. Tocca lasciarlo a sedere, Donnarumma. Tre giocatori del Pisa. Questo va bene, raga. Leo Duarte va molto bene. Io non mi ricordo se Leo Duarte è ancora al Milan, però. Vabbè, fa lo stesso. Luigi Vitale del Verona e Davide Calabria. Abbiamo terzini sinistri, abbiamo un difensore centrale, abbiamo un terzino destro. Prendiamo Calabria tra i titolari, signori, e Leo Duarte tra i sostituti. Avrei preso Leo Duarte, perché difensore centrale faceva coppia con Milenkovic. Però a questo punto, dato che non ho il terzino destro, lo rischio. Anche se in realtà potevo mettere un terzino sinistro sulla destra, ma vabbè, fa lo stesso. Eccoci qua, dai. Forse ci stiamo riprendendo. Armando Izzo nel nuovo pacchetto. E questo può essere un buon centrale. Mezzo bus del Parma. Mezza squadra del Torino. Olsen del Cagliari. Stefan Radu. E poi abbiamo carta speciale della Roma. Spero che in questi quattro pacchetti di trovare un altro portiere. Mi prendo Izzo, raga. Prendo Izzo e Radu tra i sostituti. Non prendo Olsen. Non prendo Olsen. Abbiamo quattro pacchetti per trovare un portiere, ragazzi. Sarebbe anche il caso di trovare qualche centrocampista. Non sarebbe male, però, insomma. Non sarebbe per niente male. Allora, maglia della Roma. Alberto Paloschi. Mario Balotelli, che non può essere preso. Tre giocatori del Empoli. Tre giocatori del Pisa, tra cui Moscardelli. Darmian, Madonna ragazzi, mamma mia, ma che pacchetto del cavolo! Prendo Darmian per la difesa centrale? No, abbiamo preso Izzo. Si potrebbe utilizzare anche un modulo con tre difensori, magari. Per il momento prendo Darmian tra i titolari. E magari Calabria si sposta sulla fascia destra. E Alberto Paloschi tra i sostituti. E se no ci inventiamo un modulo che non esiste, ragazzi. Tre pacchetti rimasti. Pacchetta. Del Milan, lo teniamo qui perché Paquetá va bene a centrocampo. Alexis Sanchez dell'Inter. Poi abbiamo tre giocatori del Pescara, tra cui Fiorillo. Tre giocatori del Venezia. Tre giocatori della Virtus Entella. E io mi prendo Paquetá tra i titolari e Alexis Sanchez tra i sostituti. Anche qui avrei potuto prendere Fiorillo perché ha un portiere. Sto sperando negli ultimi due pacchetti di trovare qualcosa di decente, ragazzi. Prossimo pacchetto, penultimo pacchetto, abbiamo Alessandro Matri. Abbiamo trovato dei portieri, ragazzi, del Cosenza. Dai, 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 forse il portiere ce l'abbiamo. Tre giocatori del Pescara. Poi qui abbiamo Vlad Chirikes del Sassuolo. E Di Gregorio del Pordenone, ragazzi. Giovane portiere, che era anche dell'Inter. Prendo il portiere del Pordenone Di Gregorio tra i titolari e poi prendo Vlad Chirikh, ma prendo Matri tra i sostituti. Mazza, che schifezza, ragazzi. Andiamo con l'ultimo pacchetto e abbiamo Giovanni Simeone, Samir Uykani del Torino, chiaramente, Jeremy Tolian, mamma mia, ragazzi, grazie, Frank Kessié del Milan e Romario Benzar del Lecce, ma c'è anche Babacar del Lecce, pensavo di aver finito. Io ragazzi non ho centrocampisti, quindi Kessié, assolutamente Kessié tra i titolari. E io prenderei Giovanni Simeone tra i sostituti che magari prende il posto di qualche pippone clamoroso che ho trovato. Fine dell'apertura, adesso ci spostiamo su FIFA per vedere come sistemare la rosa del Verona con i giocatori che abbiamo trovato. Ripeto, ho fatto delle scelte forse discutibili, speriamo non compromettano il nostro campionato. Speriamo non compromettano il nostro campionato. Eccoci qua, partiamo subito ragazzi, siamo già a gennaio su FIFA. Questo è l'11 che avevo creato per questa formazione e direi che non è per niente male, perché prima di tutto non ho dovuto neanche sistemare il modulo, perché mi sono trovato davanti questo modulo per quanto riguarda l'Hellas Verona. L'unico problema poteva essere la fase difensiva,
Di Gregorio non era un gran portiere, però insomma, sicuramente Cragno prenderà il suo posto nelle simulazioni. Linea difensiva onesta, anche se vedo che qui a gennaio Izzo si è infortunato, adesso andremo a vedere un po' chi gioca e chi non gioca, e c'è Radu che dovrebbe prendere il suo posto, visto che ha un overall comunque discreto. Che si è pacchettato a centrocampo, l'unico problema è che non ho centrocampisti sostituti. Calabria, Ghulam a sinistra, Mertens e Bernardeschi accompagnare Pavoletti. Pensavo peggio a sentimento, invece guardando l'11 in campo è qualcosa di interessante. Andiamo a vedere com'è il Verona in classifica, in che posizione è e a che punto è nella Coppa Italia. Sinceramente mi aspetto molto più della metà classifica per questo Verona, ragazzi, perché guardate anche i sostituti: Kolarov, Simeone, Teo Hernandez, Sanchez, Iago Falche, Radu, poi ci sono Leo Duarte, Petagna, vabbè Mate, lasciamolo perdere, e non ho dovuto togliere neanche troppi giocatori, perché ho tolto Miguel Veloso, se non erro Lazovic, mi sono dimenticato di togliere Amrabat, qualche volta sarà sicuramente subentrato, però il resto non hanno overall troppo alti, anche Kumbulla non so se sarà subentrato, perché l'overall è basso e non so se il computer lo mette in campo, comunque andiamo a vedere. Ci stanno per esonerare, siamo noni in classifica, a 27 punti dopo 17 partite giocate. Sinceramente speravo di più, ragazzi. 9 vittorie, 8 sconfitte. Però andiamo a vedere un attimo la Coppa Italia. Spero siamo agli ottavi. Contro la Juventus. Niente, siamo fuori dalla Coppa Italia, ragazzi. Siamo fuori dalla Coppa Italia. Andiamo a vedere la Brosa. Chi gioca, chi non gioca. Come... Però che balle che ogni volta si infortuna qualcuno, Allora, Di Gregorio, fammi vedere, non ha fatto manco una presenza perché le sta giocando tutte Cragno, va benissimo. Ghulam, 3 presenze? Solo? Chi gioca? Kolarov, ok, gioca Kolarov, va bene. Teo Hernandez, 0 presenze, veramente scandaloso. Gioca Bocchetti, ma come gioca Bocchetti? Ah, perché si è infortunato Izzo, chiaramente. E gioca Ramani, ah, porca miseria, Ramani me lo ero completamente dimenticato, anche con Bulla ha fatto un paio di partite. Però in realtà è stata tutta colpa dell'infortunio, ah no, è stata colpa di Darmian che ha un pippone clamoroso. Peccato perché se magari non si infortunava Izzo questi giocatori giocavano un po' di meno. E mi stupisce un po' Calabria, 0 presenze? Ma chi gioca a destra? A Jampong? Ma... A Jampong, ma per forza che le stiamo a perdere tutte, cioè, ma perché giocano questi? Scusatemi, Calabria è un 78, perché gioca a Jampong e Vitale? Porca miseria, vabbè. Paquetà le sta giocando, ok, molto bene, che sì, non tutte, gioca Amrabat, immaginavo. E gioca Badu, ok, va bene. Mentre abbiamo Bernardeschi che le sta giocando tutte, c'è Verre che ogni tanto subentra, gioca Sanchez, Mertens ovviamente le sta giocando e condisce il tutto con qualche gol, bene Iago Falche, bene Pavoletti, vediamo se i nostri altri attaccanti giocano, Simeone e Petagna giocano. Ok ragazzi, a parte qualche cambio, qualche sostituzione che forse potevo aspettarmi, il resto sinceramente è tutto nella norma. Andiamo a vedere a fine stagione però come andrà questo campionato, ragazzi, quindi ci vediamo a fine maggio. Da qui abbiamo visto che forse qualche giocatore in più del Verona potevo toglierlo, anche vedendo gli overall di Darmian e Calabria, però alcune sostituzioni non le capisco molto bene. Pacchettino di riparazione, speriamo ci possa venire incontro. Signori, Kumbulla del Verona, Rossettini del Lecce, poi abbiamo Cristian Romero del Genoa, poi abbiamo anche Jasmine Kurtic della SPAL. A questo punto, ragazzi, io direi di tenere Kumbulla senza perdere altro tempo, lo mettiamo anche in campo, così magari il gioco capisce che, a vecchio, questo è un giocatore da del Verona, proviamo a buttarglielo in campo, al posto di Darmian proprio, e poi il resto delle sostituzioni le farà il computer. È in prestito però, quindi Kurtic non si può prendere. A questo punto niente, prenderei Cristian Romero, che forse però anche lui è in prestito, vediamo. È in prestito anche Cristian Romero, bene ragazzi, è rimasto solo Luca Rossettini e lo andiamo ad acquistare. Il giocatore, ma come, cosa vuol dire? Il giocatore si è appena trasferito. Niente ragazzi, abbiamo preso Kumbulla, grande. Andiamo a fine maggio ragazzi, vediamo come si conclude la stagione. No, ragazzi! Ma cos'è successo?
Sono senza parole. Ma signori, ma io non posso essere esonerato. Le sta simulando tutto il computer. Cioè, il computer simula e ti fa esonerare. Sono, non so se ridere o piangere. Perché se tu non hai il controllo, come può il computer farti esonerare, raga, se tu non hai il controllo? Non ci credo. Non ci voglio credere, raga. A parte che questa è la mia prima volta. Cioè, questa è la prima volta che vengo esonerato. Ma non sto controllando. Io non stavo facendo niente. Se io accettassi questo incarico, a che punto della stagione siamo? Così almeno vediamo quanto è arrivato il Verona. Accettiamo questo incarico, ma la prossima volta non faremo con il Lecce. Ok, andiamo a vedere per quale assurdo motivo sono stato esonerato. L'Hellas Verona è ottavo, ragazzi. L'Hellas Verona è ottavo. L'Hellas Verona è ottavo con 63 punti. Non è un cattivo risultato. Sinceramente mi sarebbe andato bene. Sinceramente mi sarebbe andato bene. Avevo detto più o meno metà classifica anche sopra. Però onestamente l'esonero mi sembra eccessivo. Cos'è successo? Dove siamo stati eliminati? Credo contro la Juventus, immagino 3-0. Infatti agli ottavi di finale. Ci sono rimasto veramente, veramente molto male, raga. Ci sono rimasto veramente, veramente molto male. Andiamo a vedere se riusciamo a vedere le statistiche del nostro Verona. Abbiamo i dati. Alessio Cragno è quello che ha giocato di più. Di Gregorio ha fatto una presenza. Poi, per quanto riguarda gli attaccanti, molto bene Mertens, ma ce l'aspettavamo, era il giocatore più forte della rosa. Molto bene Iago Falche, pochi gol. Subentrava spesso Petagna, quindi comunque i giocatori che abbiamo acquistato hanno giocato parecchio, anche Giovanni Simeone. Bene Sanchez, che gioca sempre. Ha giocato a Jampong, ragazzi, nonostante avesse un overall imbarazzante. Ha giocato molto Valerio Verre. Ha giocato più Amrabat di che sì. Sarebbe stato meglio metterlo via Amrabat, ma vabbè. Bene Lucas Paquetà. Darmian non ha avuto neanche una presenza. Ok Radu. Anche Ramani fosse era da togliere, però un aiuto ogni tanto. Ricordiamoci che comunque nel Sassuolo un po' di giocatori sono subentrati. Nella Roma un po' di giocatori sono subentrati. Nell'Inter un po' di giocatori sono subentrati, quindi alla fine, più o meno, abbiamo tenuto una cosa equilibrata e con Bulla tre presenze. Quindi, forse qui i soggetti da togliere erano Ramani, mi verrebbe da dire. Avrei detto anche Verre, forse. Non tanto Bocchetti, ma Verre, perché ha giocato parecchio. Ha giocato più anche di Amrabat. Va bene, ragazzi, niente. Io, sinceramente, fatemi sapere sotto nei commenti che risultato dovrei tenere. Io terrei, sinceramente, la ottava posizione. A 63 punti. Quindi, se non erro, abbiamo Roma, Inter, Sassuolo e Hellas Verona. Queste dovrebbero essere le posizioni. Poi ve le scriverò in descrizione. Non terrei la retrocessione. Perché no? Perché no? Fatemi sapere cosa fare, ragazzi. Il mio primo esonero e sono contentissimo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Incredibile. Ma perché poi? Ma perché mi hanno esonerato? Cosa ho fatto? Ho picchiato qualcuno?